esattamente lui, è il re, è Elvis Presley. Esattamente, Blue Moon Take 9 Ham, scelta precisissima di del nostro ospite Mauro Lamanna al telefono con Letture Metropolitane. Benvenuto. Buongiorno. Ciao, buongiorno. 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 Allora Mauro, è il intanto no, partiamo dalla tua scelta musicale, poi ti presentiamo. Come mai hai scelto questo brano? Ma guarda, ho scelto questo brano perché l'altro giorno ho visto un film di Francis Ford Coppola che non avevo mai visto, che è The Outsiders, che in Italia fu tradotto nell'83 con I ragazzi della 56esima strada. Ah, sì? Che è un film tra i meno celebri di Coppola, devo dire che non avevo mai avuto modo di vederlo. Ed è un bellissimo film, è una sequenza splendida con questa canzone, in questa versione che avete messo voi di Elvis, che ho detto, Dio, è splendida. Quindi ieri quando insomma avete detto con che brano vuoi iniziare, dico con questo, perché ho messo Shazam, perché avevo già sentito questo brano di Elvis, ma non in questa versione, e ho trovato questa versione, ho detto, splendida, mi sarebbe piaciuto incontrarla prima, quindi se qualcuno l'ha incontrato per la prima volta, sono felice di averlo condiviso. Bene, bene. Allora, Mauro è sempre preziosissimo. Sì, mentre si guardano i film, utilissimo. Allora, Mauro è il direttore artistico di questa iniziativa che coinvolge il comune di Catanzaro, che si chiama Schermi Cinema Multipiazza. Dal 14 al 20 settembre, quindi noi siamo in dirittura d'arrivo, però insomma spero che sia, visto che è la quarta edizione, che poi ce ne sarà una quinta, una sesta e quel che è, insomma, fino al futuro, e che è appunto un modo per condividere e coinvolgere il pubblico nel cinema. Ci racconti un po' com'è nata? Sì, guarda, quello che facciamo è una cosa poi molto semplice. Montiamo uno schermo cinematografico sul fianco di un furgone, mm-hmm, e andiamo nelle periferie, nei quartieri popolari del territorio, in luoghi che sono sempre più diciamo emarginati dal mondo della cultura, dallo spettacolo, ma anche solo dalla socialità, luoghi che spesso sono sotto scacco della criminalità e anche abbandonati poi completamente dalla politica, e andiamo in questi quartieri. Prima andavamo nelle prime edizioni solo proiettando dei film e chiacchierando con le persone rispetto ai film. Adesso finalmente stiamo riuscendo a ottenere il sostegno di protagoniste e protagonisti del nostro cinema, quindi portiamo attrici, attori, produttori, registi e registi, sceneggiatrici nelle periferie, e guardiamo insieme dei film, insieme alla gente di quelle periferie e insieme alla gente magari degli altri quartieri, che con il servizio di navette gratuite, per esempio, che mettiamo a disposizione, raggiunge questi luoghi che di solito sono o quartieri dormitorio o peggio delle piazze di spaccio, e quindi cerchiamo di convertire dei luoghi, di convertire il segno di certi luoghi, cercando di costruire delle comunità sane. E intanto delle comunità, ecco, che spesso, certo, sono completamente disgregate. Noi spesso facciamo questo discorso anche quando parliamo con le librerie indipendenti, mm-hmm, che sono un altro nostro punto di riferimento, e loro ci dicono che il loro lavoro non è ovviamente solo vendere i libri, cioè quello sì, permette di sopravvivere, però insomma è anche e soprattutto quello di essere presidio culturale, no, per il proprio quartiere. Ed è per questo che è così importante che librerie, ma anche cinema, e io capisco che questo è un momento difficile per i cinema, proprio come struttura, come realtà, perché ci sono tante troppe alternative che forse stanno un po' fagocitando, rischiano di fagocitare, però il concetto di cinema anche come presidio culturale in realtà è estremamente importante, e ce ne rendiamo conto quando, per esempio, non nel nostro caso perché noi siamo a Roma, però per andare al cinema c'è chi deve spostarsi di paesi. E questa cosa le persone forse non ce l'hanno ben presente, no? Chi abita nelle grandi città. Certo. Guarda, immagina che in alcuni quartieri in cui andiamo non solo non ci sono cinema, non solo il cinema più vicino è molto lontano, ma ci sono bambine e bambini che non sono mai stati in un cinema, ma anche ragazzine e ragazzini, insomma, perché immaginiamo chi... siccome la crisi del cinema è una crisi che ormai ha quasi un decennio abbondante, sì, la crisi della sala intendo, quindi la crisi della sala, ma non solo come struttura, ma anche come concezione di guardare un film insieme, quindi di fare esperienza artistica in socialità, mm-hmm, e non in modo onanistico a casa, mm-hmm, da soli, chiusi nel letto col telefonino a guardare 10 puntate di una serie, mm-hmm, quindi immaginate, ci sono delle bambine
Io colleziono questi temi che mi regalano le maestre, perché per me sono delle reliquie, che vanno a scuola il giorno dopo e scrivono la mia prima volta al cinema disegnando lo schermo con le ruote, perché in realtà è un furgone. Loro sono convinti di essere state al cinema e per noi è una grande soddisfazione, perché in qualche modo dicono: mamma e papà mi hanno portato al cinema, c'erano anche i miei amichetti, e quindi attorno al film c'è un momento di crescita sociale, perché poi, come dire, il nostro lavoro dovrebbe avere anche questo tipo di missione. Tu prima hai buttato lì quattro missioni, ma le hai definite cose semplici. Uno, modificare un furgone e renderlo uno schermo. Come se c'è lo schermo, ci deve essere anche un furgone, quindi un proiettore, quindi la difficoltà diventa più di una. Inoltre, ogni giorno si sposta questo furgone, quindi andate ad animare una piazza che prima era un luogo periferico, quindi illuminate letteralmente, date luce ad un proiettore su una piazza che aveva forse meno luce di quando siete passati voi. Inoltre avete le navette gratuite che portano le persone in quella piazza e oltretutto portate anche attori, attrici, autori a parlare di quel film in quella situazione, in quella Sì, detta piazza così illuminata. non sembra una cosa Ma semplice che quale facile, sei un eroe! Senti, quali sono state le più grandi difficoltà, ma anche le più grandi soddisfazioni in questi, siete alla quarta edizione, quindi insomma, ormai qualche anno. Guarda, le grandi difficoltà sono, prima di tutto, inutile prendersi in giro, quelle Certo. economico-finanziarie, Ah, oltretutto perché... tutti gli eventi sono gratuiti, per Ah, sì, dire. certo. Da quest'anno, peraltro, offriamo anche della formazione gratuita. Abbiamo fatto dei Esatto. workshop di fotografia di scena, di Ah, bene. storyboard, di sound design. Quindi sì, diciamo la parte più difficile è quella di reperire le risorse, perché, come immaginate, la burocrazia, che è molto rigida, non riesce, cioè bisogna trovare delle formule un po' particolari per cercare di far entrare all'interno, per esempio, di bandi un progetto come questo, che non è né un progetto di spettacolo dal vivo né un progetto di sala. Quindi stiamo cercando di dialogare con le istituzioni sempre più, perché capiscano il valore, come dire, non solo culturale, ma anche sociale del nostro evento. Quindi sì, poi le difficoltà logistiche, le difficoltà comunque di fare un evento. Io vivo a Roma anch'io, ma sono calabrese, quindi faccio gli eventi in Calabria, vado su e giù, e ammetto che, come dire, lavorare in Calabria è inutile prendersi in giro con la burocrazia calabrese, spesso è più complesso che lavorare con altre burocrazie italiane che già sono comunque già Esatto, complesse. esatto. Quindi, questa cosa io la dico, pur essendo innamorato della mia terra, ma non mi posso nascondere dietro un dito. Però le soddisfazioni sono grandi, perché, per esempio, a parte la cosa che vi ho raccontato Sì. prima, di chi torna a scuola e racconta dell'esperienza che ha fatto in piazza, immaginate che ci sono ragazzine e ragazzini che si innamorano del cinema, oppure semplicemente iniziano a vedere che quel luogo in cui vivono possa essere un luogo diverso, possa essere Certo. un luogo che abbia un altro segno, un altro significato. Quindi che quella piazza possa non necessariamente solo essere una piazza presidiata da certuni, oppure una piazza solo votata a certe attività, ma che possa essere una piazza diversa. L'anno scorso dei ragazzetti ci hanno fatto un'intervista meravigliosa in cui discutevano tra loro, ma due ragazzini di 10 anni, dicevano: perché è stata bella la serata? Perché è stato un bel film, dice uno, e l'altro dice: no, non perché è stato un bel film, ma perché finalmente è venuta, un ragazzo di 10 anni, finalmente è venuta gente qui, magari prima non ci calcolavano, adesso ci stanno calcolando e quindi abbiamo fatto un sacco di nuove conoscenze. Certo. Cioè, sembrava veramente, ha detto una cosa che avrebbe potuto dire un sociologo, e invece ha detto questo bambino di 10 anni, dicendo: no, non è tanto il film quanto la costruzione sociale che si crea attorno a questo evento. Certo. Senti, andando sulle scelte della programmazione, come vi siete mossi, in base a cosa avete fatto le scelte? Perché c'è una varietà, diciamo, ci sono cose più recenti, cose invece più lontane, com'è andata? Guarda, quello da quest'anno è diventata una cosa per me molto divertente, perché ho detto: sai, noi avendo un pubblico molto eterogeneo, sarebbe stato
una mia velleità da direttore artistico, dire scegliamo questa o quella direzione, no? Questo o quel tipo di film. Invece ho pensato che, avendo noi un pubblico eterogeneo, il programma dovesse assolutamente essere eterogeneo quanto il nostro pubblico. Certo. Quindi non solo invitiamo come dire, protagoniste e protagonisti del nostro cinema con dei lavori che li riguardino sul piano della carriera, ma anche che li riguardino sul piano della vita. E allora, per esempio, stasera avremo Jacopo Farina, che presenterà Antipop, che è un documentario che ha diretto, perché stasera, tra i grandi sostegni che poi, di cui mi piace parlare, è la prima serata che facciamo in collaborazione con Mubi, che è la più importante piattaforma di cinema indipendente del mondo, che sta sostenendo il progetto in modo molto, con grande entusiasmo, e di questo sono veramente tanto felice. Però facciamo anche delle serate, per esempio la serata di ieri sera, in cui Aurora Ruffino, attrice celebre e straordinaria, ha detto, io a lei invece ho chiesto, vuoi raccontare un film che ti ha cambiato la vita? Lei mi ha detto, guarda, vorrei facessimo il mio dirty pleasure, io una volta all'anno guardo Titanic perché mi fa stare molto bene. E ieri, quindi, immaginate, abbiamo proiettato Titanic in una piazza in cui magari c'erano bambini che non l'avevano che non visto. Ho mai visto, certo, non avevano mai neanche sentito parlare, magari, no? Di un film che è stato in realtà simbolo di una generazione. Oppure gente che è ritornata a vederlo e che l'aveva magari rivisto in televisione, non poteva, cioè, rivederlo comunque con altra gente, su uno schermo, cinema, con, certo, col suono di un certo tipo, certo, con le persone affacciate dai palazzi che canticchiavano. È stata bellissima. Tra l'altro Titanic è un film simbolo di questa cosa, perché è stato, penso, cioè uno dei film che le persone hanno visto più volte al cinema, perché si poteva vedere solo al cinema. E io mi ricordo, avevo compagni di classe che l'avevano visto 10-15 volte, ogni volta andando al cinema, quindi ovviamente era un altro mondo, un'altra epoca, però ecco, è insomma significativo questo. Ma poi è in sala per mesi. È sicuramente sminuente vedere la storia di un transatlantico che, oltre al viaggio, anche la fine, ma il transatlantico è di per sé una cosa enorme. Sì. Se lo vedi sullo schermo di un cellulare, no, certo, è chiaro. Ma quindi per questo l'esperienza cinematografica e l'esperienza, ma anche la regia di Cameron in quel film, in quel modo, basti pensare come entra in scena il transatlantico, sì, che ti taglia lo schermo. Immaginati l'effetto, tu piccolo piccolo lo vedi dal basso verso l'alto, cioè. È un'altra cosa, certo. Infatti, guarda, devo ammettere, rispetto a questa cosa che dici, che ieri io stesso non rivedevo Titanic da molto tempo, l'avevo rivisto sì, ma in TV. Ieri io faccio il regista di lavoro, anche perché se facessi questo evento di lavoro sarei in bancarotta. Ieri, rivedendo Titanic sul grande schermo con l'impianto insieme ad altre persone, ho molto apprezzato, molto più di prima, diciamo, la regia di Cameron. Sì. Perché proprio con quella veste è completamente un'altra cosa. L'ultima volta che l'avevo visto al cinema avevo 7 anni, quindi certo, non potevo ricordare, certo, apprezzarla. E invece puoi raccontarci l'effetto che gli ospiti hanno guardando, non magari lo schermo, perché magari hanno visto il film è loro, l'hanno rivisto, ma guardando gli spettatori. Sì, o cioè, la situazione in generale. Ma guarda, io sono veramente, da quel punto di vista, estasiato, perché sto ricevendo dell'affetto da parte degli ospiti infinito, nonostante poi, sai, noi non è che abbiamo queste chissà che risorse, loro arrivano, fanno questa cosa, pernottano e se ne vanno, perché certo, non possiamo tenerli tantissimo. Per cui è meraviglioso che entusiasmo abbiano. Non so, abbiamo avuto Marco Belardi, il nostro primo ospite, che è uno dei produttori cinematografici più importanti del panorama italiano, che ci sta sostenendo, sta facendo post sui suoi social, e chiaramente quindi questo ci dà una visibilità internazionale, perché stanno toccando con mano che cosa significhi raccontare il cinema e anche fare degli eventi culturali in luoghi come questi. Quindi veramente arriva non solo, come si dice, un affetto da parte del pubblico, ma anche la concretezza di un'azione che ha un risultato immediato. Assolutamente sì. Mm-hmm. Sì, e ecco. Quindi loro sono tutti felicissimi, io sono molto felice di questo. Ogni giorno appena arrivano, poi appena tornano ognuno nelle proprie città, siete arrivati, grazie mille, io non so veramente come ringraziarli, parentesi, tutto ciò lo fanno a titolo completamente gratuito. Pazzesco. Certo. Grande. Beh, noi diciamo siamo, anche tu se vivi a Roma, insomma,
Conosciamo un tipo di esperienza simile che è stata l'esperienza del Cinema America, soprattutto che però è meno mobile, ma soprattutto c'è, diciamo, è vero che adesso il centro di Roma è diventato qualcosa di improbabile, però ecco il valore della vostra operazione in situazioni che sono diverse, che sono, diciamo, anche un valore di riqualificazione di certi territori, ovviamente non ha prezzo, insomma, va oltre anche la stessa idea di cinema. Se vogliamo fare un altro legame, Mubi sostiene anche Ucinemittu, sì, che è il cinema più piccolo d'Europa, e sono 12 sedute ed è a Longone Sabino. Sì. Quindi sì, io ho seguito un po' l'esperienza di Ucinemittu perché ho una cara amicizia con Luca Marinelli, che lo sta sostenendo in prima persona, sì. E anche quella è un'esperienza meravigliosa. Luca va molto fiero di quello che sta realizzando lì. Giustamente. E per esempio, sempre veramente per ringraziare ancora Mubi, sta selezionando i progetti in Italia che veramente hanno un valore politico con la P maiuscola, voglio dire, rispetto ai territori. E guardate che questo non è scontato per una piattaforma internazionale. Assolutamente no. No, avrebbe certo. Potuto scegliere delle cose molto più glamour. Sì, certo. Ma quindi... a me piace anche molto il fatto che tutti voi professionisti del cinema stiate ridando qualcosa, no? Che va al di là della vostra professionalità, specifica. Tu sei, insomma, un regista, anche un attore, Luca Marinelli è un attore, però ecco, è come se a un certo punto dicesse: oltre al mio lavoro io voglio anche restituire la gioia che il cinema mi dà, probabilmente. Non so, io la vedo un po' così. Evidentemente, da dove arriva l'esigenza? Ma guarda, io credo che in qualche modo, se uno oggi, guarda, quando forse neanche voi eravate ancora nati, c'era quel famoso detto degli anni 70, non so che te abbiate, no? Pensa no, globale, sì. Agisci locale. Sì. Ce l'ho. Io credo che oggi sia sempre più vero. Sì. Cioè, quando tu lavori in questo settore che ci può dare tante gioie, ma che rischia di essere sempre più elitario, mm-hmm. come tutta l'arte oggi, rischia di essere sempre più elitaria, sempre più per pochi, per cui si dà alla massa il mappazzone delle serie schifezza che guardano in modo lobotomizzato sulle piattaforme, figurati, molte delle quali lavoro per colleghe e colleghi e spesso anche per me. Però va detto che poi delle volte ci sono dei progetti che possono avere più verticalità nelle vite della gente, che però non sono abbastanza divulgati. Mm-hmm. E quindi quando tu hai la fortuna di avere a che fare con professionisti e professionisti che ti dicono che la pensano come te, agire su un territorio come questo significa veramente fare del proprio lavoro non solo, tra virgolette, un lavoro, ma anche uno strumento per cambiare la vita delle persone attraverso il cinema, dal punto di vista proprio del prodotto filmico, ma anche attraverso il cinema nel senso di esperienza, momento sociale. Sì. Arriva un messaggio adesso al WhatsApp al 351-5241-101 di Silvia, che scrive proprio nella praticità del fare cinema e nell'andare al cinema: Titanic fu un evento di tal misura che i ragazzi tornavano a vederlo per rimorchiare le ragazze che andavano a rivederlo. A proposito dell'esperienza del ragazzino di 10 anni che ha fatto nuove conoscenze. È alla faccia della questo, che no? Con la cultura non si mangia. No, no. Si rimorchia. Esatto. Rimorchia assolutamente. Lo ditelo a San... Vabbè, no, stavo dicendo una cosa sangiulianesca. Esatto. Grazie. Esatto. Nel caso l'ha preso alla lettera lui. Ma allora, boh, grazie, non era al cinema. No. Grazie mille a Mauro Lamanna e grazie per questa iniziativa. Schermi, Cinema Multipiazza, state già pensando alla prossima volta, alla prossima edizione, o aspetti almeno che finisca assolutamente questa? Sì, assolutamente sì. Guarda, stiamo già lavorando alla prossima edizione, perché adesso noi siamo nel territorio di Catanzaro, ma stiamo cercando di renderlo il più possibile capillare, mm-hmm. non solo nelle periferie ma anche nelle aree interne della Calabria, dove giusto. Speriamo di andare anche l'anno prossimo, che sono aree che si stanno spopolando e che rischiano di morire. Magari se riuscite ad allargare un po' anche la temporalità, no? A coprire più tempo, sì, forse certo, riuscite certo. A spostarvi forze anche di più, permettendo. Sempre, sì, sempre forze e insomma sì. Denaro permettendo. Vi grazie sosteniamo mille. Volentieri, sì. Risentiamoci. Grazie. E grazie. Qual è la seconda scelta? Somewhere dei The Blaze. Come mai l'hai scelta?
Ma perché sono un grande appassionato dei The Blaze e come vi dicevo vivo a Roma, ma in questo momento mi trovo in Calabria e tutte le volte che sono in Calabria ci sono i The Blaze a Roma. È successo sabato. Poi ne parliamo di questo, in effetti, perché Sì. Giovanni invece ha Sono stato avuto lo modo, Springattitude. quindi ne parleremo. Ma The Blaze hanno suonato alle 4 del Ah, mattino, perfetto, quindi. vabbè, allora stanno lì dove stanno. Ci risentiamo insieme. Grazie mille, Mauro, a Ciao. presto. A Ciao. presto, The Blaze, Somewhere.